Giallis. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Mirtilla. Bene, come mai qui? Come vi trovate qui? Ovviamente perché venite dalla trasmissione Ora o Mai Più. Esatto, con Pasquale Mammaro, il manager della televisione, e con la Star Point ha raccolto alcuni artisti e ci ha invitato in questa bellissima festa che ogni anno realizza, perché veramente ci sono tantissimi, non solo giovani, nuovi che si presentano, ma anche tantissimi amici. Ci fa molto piacere, una bella serata, c'è un bel pubblico, quindi... Allora, i Giallis quanto nascono? Quando insomma si mette insieme? Io nasco quando ero piccolo, papà e mamma mi hanno detto wow, che bel bambino. La passione per la musica, quando è che arriva? Mi ricordo, guarda te, ma guarda che manca anche l'acqua, mi hanno lavato con l'alcol. No, beh, noi nasciamo nel 92, ci siamo rivisti per iniziare a lavorare insieme. Poi nel 94 realmente i Giallis nascono, perché poi si presentano nel 95 con Sanremo Giovani fino al 97 dove vincono. Quindi dal 92, quanti anni sono? Sono 26 anni, tesoro, che noi pratichiamo musica insieme. 26 anni sono anche da quando noi stiamo insieme. Noi stiamo insieme al 92, sì, 26 però anni. Però ci siamo sposati nel 99, quindi sono... 19 anni. Sono un po' di anni. 19 anni di matrimonio, tesoro. Una vita, è una bella vita stare con Alessandra, sì. Ah sì? Sì. Te faccio un pazzì però, eh. E vabbè, questo vostro inedito Ora, di cosa parla? Ora è un testo importante perché parla di questi 21 anni dove i Giallis non hanno avuto la possibilità di avere una grande visibilità nell'ambiente della musica, e quindi raccontano quello che è successo ai Giallis, che poi alla fine hanno sempre fatto il loro mestiere, non hanno mai mollato, e con la testardaggine, la passione, l'umiltà di fare musica, di comporre canzoni, di portarle comunque in giro, anche se non c'era la prima serata, racconta proprio questo. Quindi noi siamo riusciti finalmente Ora con Ora a scardinare e a voltare un po' la pagina. Diciamo che dopo il vostro successo di Sanremo c'è stato un momento di buio, insomma. Buio, assolutamente no. Buio, no, noi abbiamo continuato a produrre, c'è stata meno visibilità perché noi abbiamo fatto i nostri progetti, c'è stata meno visibilità. Come mai? Ce lo stiamo ancora chiedendo anche noi, l'abbiamo detto anche ad Amadeus, però noi eravamo produttori e siamo produttori indipendenti, adesso stiamo collaborando con Gianni Herrera, un'etichetta importante. Però noi siamo stati sempre produttori, autori, artisti indipendenti, quindi chissà perché, probabilmente insomma non erano ancora i tempi giusti per poter... Sono cambiati un po' insomma tutto il sistema. Oggi si è tutti indipendenti, oggi è difficile poter intanto proporre dei progetti nuovi, ma fondamentalmente oggi le etichette indipendenti funzionano, hanno il loro spazio, c'è il web, cosa che magari nel 97 ancora era l'inizio, no? C'era ancora tanto da pedalare, però insomma noi alla fine siamo... Adesso insomma andando su Rai 1 con questo programma... Abbiamo rotto i lucchetti e aperto le barricate per qualcuno... E splende il sole. Qualcuno e quali sono... Visibilità ci dà luce, perché noi siamo artisti che abbiamo bisogno di spazi per promuovere la nostra musica, questo è uno, e la televisione è un altro, i social sono molto importanti, però anche la televisione aiuta molto. I vostri progetti per il futuro? Beh, stiamo lavorando a un nuovo album e c'è anche un film dove noi cantiamo il tema portante della colonna sonora, che è scritta da Gianni Herrera, dove la protagonista è Claudia Cardinale. Il film si chiama Niente di Serio e dovrebbe uscire, ma non sappiamo ancora i tempi di uscita cinematografica, e comunque stiamo continuando il nostro piano piano, il nostro percorso, come le formichine andiamo avanti. E questa esperienza insomma di Ora o Mai Più, insomma, è piaciuta? Assolutamente sì, è stata una bella opportunità di dare visibilità anche in Italia ai progetti che stiamo realizzando, perché noi abbiamo sempre lavorato molto, molto di più all'estero. Ora il video di Ora è stato realizzato in Olanda, a Vlieland ed Amsterdam, e proprio durante un concerto che abbiamo realizzato per i fans Ogai dell'Eurovision Song Contest olandesi. Quindi la possibilità di fare una televisione italiana permette di ritornare di fronte al pubblico italiano anche a livello internazionale, perché chiaramente ormai la Rai, insomma, a parte il web, si riesce a vedere ovunque. Però ci ha permesso di riaprire le finestre, di dare luce e visibilità ai nostri progetti che non si sono mai fermati.
Certo, siete, comunque insomma la vita di artista è abbastanza dura. È così, si va, cioè, poi tu vuoi fate radio, voi fate radio, sapete anche voi quanto è difficile, no? Per una radio privata, sapete quanto è complicato, molte radio non riescono a sopravvivere. L'artista vive momenti di grande visibilità, momenti minori. E quindi bisogna cercare sempre di reinventarsi e noi tentiamo di portare avanti. Comunque le voci sono veramente belle, le vostre voci, insomma. La canzone è una grande voce. Guarda che tu sei fondamentale e importante. Chi mi può accompagnare a destra manca in giro per l'Italia se non ci io sei te? Ho le chiavi della macchina, esatto, e quindi ecco le qua, e quindi con queste io posso accompagnarla ovunque. E l'ultima domanda, quali sono i vostri sogni mai sognati? Ci devo pensare, devo sognarli anche, devo pensare come mai sognare. E devo prima mai sognati o mai realizzati? I sogni ad occhi aperti. Un sogno mai sognato, te lo dico domani che mi manca. Un sogno che non ho mai sognato. Forse. Come faccio a sognare un sogno? No, se è un sogno lo sogni, cioè nel senso se è un sogno è qualcosa che tu pensi dentro la tua testa, ma se non l'hai mai sognato vuol dire che non lo pensi nella tua testa. Io stanotte non dormo. È psicologia questa, ragazzi. Io stanotte non dormo, ma hai messo questa cosa qua che è un sogno mai sognato. E qual è un piatto mai piattato, per esempio? Stessa esatto. Cosa. È impiattato un piatto. È un vestito mai vestito? Cioè, è un vestito mai vestito. Bellissima anche questa cosa. Ragazzi, la prossima intervista vi risponderemo a questa domanda enigmatica. Tra 20 anni vi racconteremo un sogno mai sognato. Bene, ora è già lì, se ci fanno un saluto per Radio Free Station, tutti i radioascoltatori, no? A tutti i radioascoltatori di Radio Free Station. Un super mega saluto fantastico, magicacoso, dai, Gialisse. Siamo noi. Esatto. Ascoltatevi il nostro singolo ora. Sì, adesso, ora. Ora lo dovete ascoltare. E domani quando lo ascolterete ora. Ora, esatto, sempre ora, ora. Questo è un altro di quelli, no? sogno mai sognato. Questo è un'ora, ora. E domani sarà ora. Ciao. Ok, grazie. Ciao.